Sia di stato a teatro non per, da spettatore, ma da protagonista in una commedia importante, bella, quella di Edoardo De Filippo, La fortuna con la F maiuscola, e hanno recitato in beneficenza per la ricerca del cancro. Quindi la legalità, il personale e le forze dell'ordine non solo per rincorrere quelli che non rispettano la legge. La Polizia di Stato di Crotone è molto impegnata sulle iniziative sociali e su quella a sostegno dell'AIRC, non è nuova. Tra l'altro abbiamo assistito a una performance incredibile, non è una compagnia dilettantistica ma io dico di grande livello professionale, una sorpresa, una rivelazione anche per me, che devo dire, mi unisco al ringraziamento al Questore perché ha avuto questa bella idea, bella iniziativa, e in più sono ammirata per le sue capacità di attore, quindi contentissima, ecco, di questa giornata. Il teatro era pieno di ragazzi maggiormente ed erano, si notavano che erano proprio attratti dal modo di come recitavano, sembravano attori consumati, quindi i protagonisti, gli attori si possono trovare ovunque, e quando poi, ripeto, si tratta di fare beneficenza, ognuno cerca di mettere il meglio di sé. Sì, ho notato il silenzio dei ragazzi e aggiungo che poiché la commedia era in dialetto napoletano e qui siamo in Calabria, un po' diverso, a me è più vicino il dialetto napoletano, vuol dire che proprio gli è piaciuta, sono riusciti a cogliere il senso di questa di quest'opera, perché poi comunque siamo sempre impressi, anche se è una commedia, è un'opera perché ha dei messaggi, delle indicazioni anche molto amare, come sempre la commedia napoletana e quella del grande Edoardo De Filippo. Anche in questo modo si fa formazione ai valori e a una coscienza civica dei giovani. E forse in questo modo il messaggio verso i giovani di come debbono comportarsi nella vita arriva meglio? Certo che arriva meglio, perché è diretto, ci si diverte e si apprende. Figlia mia, ma io mi faccio di male, e il punto è la calunnia che non si deve fare. Già, donna Cristi, questa è la verità, ognuno si deve fare i fatti suoi, ma quando non c'è calunnia, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, eppure donna Maria lo deve sapere. E decida.
il dicevano il giovanile che io posso ma pure essere cresce e che rinuncio non è un bisogno che ci sta se è stata da fa ma chi non può fare niente però a me pare che aveva ragione don Giovanni aveva ragione sa. Mamma, come la ragione non mi sa. Ha capito che Rinuccio è troppo scemo figliola mia scemo mi lasciamo fatti sono ma non ha da fare non c'è chi non può sapprigarmi chi non sa potuta fare manca a leggere e scrivere è nervoso capite è nervoso non può stare applicato e già chi è malatiello che ha fatto è malatiello se no forse potesse mettere a un master che sta portando poca l'arcannanza un istrucino voi mo ci posso parlare perché sapete tutto di tutti. Cato mi ha impegnato uno di tutto, vedete? Non c'è stato soldi. Mo, aiuta a mandare Ricuccio a tuo marito, a dici che non ti ha reso la sua pranzo. Perché l'avvocato che va a certi soldi, per certe carte che non vogliamo, il giovane, e non ha voluto. Perché e ha giunto a cattamando a Clavona. Buongiorno, nonna Cristina. Don Vincenzo, buongiorno. E che signore? Don Vincenzo, che sta la figliola mia? E studia per diventare avvocato. Don Vincenzo, figliamo a migliorare la situazione. E se no che facciamo qua? La categoria dei portinari? Non sarebbe. E allora, recitami una cosa, ma un figlio tu mio, allora che ha diventato? Un presidente di tutto il mondo. Concede, in bocca. Dicite, dormisce. Tu vai concede, va a studiare, che è diventato avvocato. Vado, mamma. Allora, queste sono 500 lire. Direte Magagnà e chiamami una carrozzella. Io mi vorrei piacere per questo scopo, diciamo, così alto. Però diceva Orazio, Angulus ridet, in questura io dico Angulus luget. Questa è l'indrone, la targa. Ecco qui, un applauso. Grazie ancora. Vincenzo Panico, perché qui, ecco, la togli dalla targa, sempre. Professor Roberto Miniero, consegna per un applauso. Ecco qui. Alla compagnia, a questa straordinaria compagnia. Ecco qui questa bellissima targa, presidente, rappresentanza dell'AIR, consegna al regista, all'autore. Grazie, bravissimi. Tra l'altro una bella sposa pure, quindi Manuela, Manuela che ha fatto la mia. E poi c'è altro che Vittorio Casa, cioè qui abbiamo un attore straordinario, presidente, lei è d'accordo? Assolutamente, è stata una rivelazione, per la verità avevo presunto che sarebbe stato un grande attore, già conoscendolo, e quindi sì. Allora, a nome dell'AIR ho l'onore di veramente consegnare al dottor Luigi Botta, il grande amico della solidarietà, a nome per conto dell'AIR. Grazie. Allora, Luigi Botta. Volevo dirvi grazie a tutti per aver partecipato. C'è costato un po' di fatica, mi è costata un po' di fatica questa manifestazione, ma grazie agli amici dell'AIC, grazie ai colleghi, soprattutto grazie al mio vicario, il dottor Pellicone, siamo riusciti a mettere in piedi
questa manifestazione per questo scopo, ripeto, che è uno scopo veramente